Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara nell'ambito della programmazione I Padriati, che questa mattina si è tenuto il convegno L'identità dei Balcani occidentali nella politica di coesione europea. Al centro del confronto le relazioni istituzionali avviate fra Regione Abruzzo e Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Le identità dei Balcani nella politica di coesione europea. A Monticelli oggi c'è questo importante incontro qui in regione a Pescara per far sì che queste due sponde dell'Adriatico siano sempre più vicine. Questa mattina incontriamo il primo ministro della Repubblica Srpska, che è un'entità che rientra all'interno della Bosnia-Herzegovina, per le tante attività che questa regione sta facendo, soprattutto nel mondo transfrontaliero. Vorrei ricordare a tutti la questione della macroregione, anche se questa Repubblica non è ancora in una forma in un momento di preadesione all'Unione Europea. Ma io credo e sono convinto che questi incontri servono soprattutto a sviluppare alcune tematiche importanti. Uno, quella della cultura, perché sono differenze che noi vogliamo interagire con loro, ma anche di tipo di imprenditoria. Io ieri sera ho avuto l'incontro col primo ministro e mi diceva che ci sono tante aziende che vanno a lavorare lì, ma anche una corrispondenza reciproca anche sotto un punto di vista turistico. La politica di coesione europea non può prescindere da un'analisi, da un dialogo, da una conoscenza dei territori, degli stati che oggi rappresentano l'area balcanica. Quattro stati in preadesione, quale autorità di gestione del programma I-Patriotic Cross Border, che mi onoro di gestire, otto stati di cui quattro stati in preadesione. Il percorso di preadesione è un percorso complesso di analisi finanziaria, socio-economica, di conseguimento dell'acquis communautaire e quindi è necessario ascoltare i territori affinché gli obiettivi di convergenza possano essere realizzati. Un incontro è un dibattito scientifico, tecnico, di indirizzo politico, ma ancor più di analisi. Quindi il programma I-Patriotic rappresenterà gli obiettivi conseguiti, la presenza dei territori nei progetti del programma I-Patriotic, ma ancor più una tabella di marcia di ciò che si deve fare non solo nel 2014-2020, ma ancor più nella futura programmazione del 2021. Cambiamo argomento, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando sempre a Pescara, perché questa mattina davanti alla sede di Tua c'è stata una manifestazione di sciopero da parte del sindacato Orsa, 24 ore di astensione dal lavoro con adesione quasi totalitaria, dice il sindacato. La protesta riguarda sia le condizioni di lavoro che l'intendimento di Regione Abruzzo di affidare in-house il servizio commerciale in concorrenza a Sangritana. Vediamo insieme il servizio. Vetustà e scarsa manutenzione dei veicoli, caos nell'organizzazione del lavoro e carenze igieniche nei depositi sono solo alcune delle ragioni alla base dello sciopero di 24 ore del personale Tu SPA proclamato per oggi dalla segreteria regionale dell'Orsa, a cui aderisce circa il 10% dei 1.500 dipendenti della Tua. Questa mattina c'è stato un presidio nel piazzale antistante la direzione generale di Tua a Pescara. Allo sciopero ha aderito circa il 90% dei lavoratori. La proclamazione dello sciopero odierno è di Orsa Trasporti. C'è stata sì un'altra dichiarazione di un'altra sigla, non da tutte le altre sigle, ma che in parte riprende anche le stesse problematiche per cui oggi Trasporti Orsa sciopera, ma che comprende anche delle tematiche attinenti la problematica che è venuta fuori negli ultimi giorni e che quindi noi non abbiamo potuto inserire nella nostra protesta, perché è antecedente la dichiarazione di sciopero Orsa Trasporti rispetto a questa problematica, e che è quella della cessione del ramo d'azienda decisa da politica ed azienda. Per quanto riguarda la divisione servizi a mercato, quindi le linee commerciali attualmente in esercizio a Tua, che vengono considerate qualcosa come una zavorra, no? Come un rimorchio, come un qualcosa di cui diciamo liberarsi. Io credo invece che queste linee possano essere gestite diversamente, ristrutturate, perché no? Incrementando la produttività sui turni, bene, siamo disposti come sigla a parlare anche di questo. Al presidio dei lavoratori dell'Orsa ha partecipato anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che è critico verso i vertici di Tua e verso la Regione Abruzzo sulla gestione delle TPL, in particolare di Tua.
questa è una società che fa acqua ormai da tutte le parti. Noi abbiamo fatto grandi visite ispettive dove è venuto fuori una situazione allarmante, autobus che escono ancora fuori con spie rosse accese, un'officina che rappresenterebbe un vero fiore all'occhiello, come dico io, perché veramente una bella struttura, una grande struttura, ma non ha personale a sufficienza, non ci sono anche personali segreterie che dovrebbe svolgere tante pratiche. E poi quello che mi preme di più, che ci sono circa 170 persone tra gli amministrativi in esubero, ecco, questi amministrativi in esubero alzassero il loro sedere dalla sedia e andassero all'interno degli autobus a fare la lotta all'evasione. E continuiamo con la pagina sindacale, ma ci spostiamo a Teramo. Proteste eclatanti dei lavoratori della Atria contro i 55 esuberi previsti dalla proprietà dell'azienda. I dipendenti in sciopero da una settimana hanno deciso di bloccare il passaggio di 5 tir. L'intervento della polizia ieri pomeriggio ha riportato poi la situazione alla normalità. Vediamo insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Disperazione e rabbia per gli imminenti licenziamenti che hanno portato i dipendenti dell'Atria, azienda di sanitari ceramici di Teramo, ad una protesta eclatante. Bloccare con i loro corpi 5 tir che avrebbero dovuto caricare i prodotti finiti. Si è vissuta una grande tensione davanti allo stabilimento del nucleo industriale di Sant'Atto e la situazione si è risolta solo con l'arrivo della polizia. La fabbrica è in sciopero da una settimana per dire no ai 55 licenziamenti su 185 lavoratori decisi dalla proprietà. Ci sono stati momenti di tensione perché l'azienda ha detto che dovevano passare dei camion in una situazione dove teoricamente non c'era nulla da consegnare perché c'era lo sciopero dei lavoratori della logistica, ragion per cui è nata una discussione dove noi abbiamo chiesto all'azienda spiegazioni se le persone che erano entrate era per la messa in sicurezza degli impianti oppure avevano fatto altre operazioni. Siccome non si può sostituire lavoratori sciopero, questa sarebbe una grave scorrettezza e anche un comportamento antisindacale. Chiaramente i lavoratori hanno reagito e hanno manifestato davanti ai cancelli, come è ovvio. È intervenuta la questura di Teramo, è nata una discussione, per il momento questa tensione è rientrata. E noi riteniamo che una riorganizzazione che prevede una soppressione di un numero così alto di posti, secondo noi, metta a rischio l'equilibrio e la sussistenza dell'intero sito produttivo. È un'operazione troppo grande per essere gestita con gli strumenti alternativi e quindi tutto questo ci impone di rispondere con gli unici strumenti che abbiamo. Durante il presidio davanti ai cancelli dell'Atria è arrivato anche il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che sta seguendo istituzionalmente l'avvertenza dei lavoratori da diverse settimane. Di Sabatino ha dichiarato che dai 55 esuberi iniziali previsti dai vertici dell'azienda si è già scesi a 35, un passo in avanti, ma la protesta continua. Cambiamo argomento, ora ci spostiamo a Ortona per parlare del dragaggio del porto commerciale. Alla vigilia del prossimo Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, convocato per il 5 di ottobre, Forza Italia torna a sollecitare l'amministrazione comunale ortonese ad intervenire per tutelare le operazioni di dragaggio dello scalo portuale. Forza Italia continua a nutrire dubbi e perplessità circa le procedure messe in atto fino ad oggi da Regione Abruzzo per arrivare al dragaggio. Andiamo ad ascoltare adesso l'intervista al presidente della commissione di vigilanza della Regione Abruzzo, Mauro Febbo. È una storia iniziata oramai diversi anni fa segnalammo che i 9 milioni che con tanta fatica eravamo riusciti a portare qui a Ortona per il dragaggio si rischiava di perdere perché qualcuno ha insistito nel fare una gara senza aspettare le prescrizioni del VIA. E quello che avevamo anticipato purtroppo sta accadendo, ma si susseguono in continuazione delle novità oltre che chiaramente dei rinvii amministrativi e giudiziari. Mi è arrivata la convocazione del comitato VIA per il 5 ottobre, abbiamo
abbiamo scoperto che su Ortone esiste un nuovo progetto che riguarda lo smaltimento dei rifiuti, B1 e B2, oltre chiaramente quelli classici A1 e A2, che peraltro vanno a cozzare rispetto a due progetti che già esistono su questo porto. E su questo abbiamo delle grosse perplessità. Abbiamo delle grosse perplessità perché di fronte a un progetto del deposito di GPL che è fermo al Ministero e che denunciamo da subito e soprattutto continuiamo a dare la nostra contrarietà, c'è purtroppo una delibera dello scorso anno, del 2016, dove si deve realizzare, vorrebbero realizzare la banchina di Colmata e per metterci i fanghi, a suo tempo fu assegnato ad un altro soggetto giuridico che poi fa capo sempre a quella società, comunque un altro soggetto, è un noto imprenditore. Io credo che questo crei ulteriori problemi, crei ulteriori possibilità di allungare i tempi e se non addirittura di perdere i soldi per questo dragaggio. Poi ci viene sempre il sospetto che magari qualcuno stia lavorando alla fine per far sì che Ortona diventi solo un deposito di GPL. Torniamo a Pescara, dove in queste ore si sta diffondendo una problematica relativa alla potabilità dell'acqua che sgorga da alcune fontanelle pubbliche della città. Il Comune sta lavorando con ACA ed ARTA per capire e risolvere il problema che attualmente interessa 6 punti di captazione. Intanto il Forum dell'Acqua chiede di allargare le analisi ai rubinetti anche delle case e degli esercizi commerciali. Vediamo il servizio. Si sta allargando sempre di più la problematica legata alle non conformità di potabilità riscontrate nelle fontanelle pubbliche di Pescara. Nel 2016 sulle fontanelle del capoluogo adriatico sono stati effettuati un centinaio di controlli con solo una non conformità. In questo mese di settembre invece sono stati rilevati 7 sforamenti dei parametri, scrive in un comunicato il Forum dell'Acqua. L'associazione ambientalista ha chiesto alla ASL un controllo ARTA allargato anche alle utenze domestiche e commerciali. Il timore è che la non potabilità dell'acqua possa raggiungere le case. Al momento le fontanelle interessate da provvedimenti di chiusura sono 6, in via Scarfoglio, in via del Santuario, in piazza Grue, all'Aurum, alla caserma Cocco e al parco Falcone. L'amministrazione comunale dal canto suo, ed in particolare con l'assessore Di Carlo, sta monitorando costantemente la situazione e, dice il vice sindaco Antonio Blasioli, per il momento non ci sono rischi per i rubinetti di abitazioni ed esercizi commerciali. Abbiamo interdetto l'utilizzo di queste fontane alla cittadinanza e l'abbiamo fatto a titolo precauzionale. Chi sta seguendo questo lavoro è l'assessore Di Carlo, che è l'assessore all'ambiente che si occupa appunto di questa delega, ci sta lavorando quotidianamente da ieri, è un lavoro costante anche in aiuto a quello che ci comunica la ASL e l'ARTA. Voi dovete sapere che il Comune, nel momento in cui riceve delle analisi che vengono svolte dalla ASL e dall'ARTA, deve assolutamente ottemperare. L'ACA nello stesso tempo sta prelevando l'acqua insieme alla ASL in tutte le fontanelle di Pescara, quindi non soltanto in queste 6 che sono state interdette, quindi a breve potremo avere, diciamo, dei dati che riguardano tutte le fontanelle. Nel frattempo, appunto, a titolo precauzionale e per la salvaguardia della salute dei cittadini di Pescara, queste fontanelle sono state interdette all'utilizzo. Allo stato attuale, da quello che potete dire e che sapete, ci sono problemi anche per l'acqua che arriva nelle case? No, allo stato attuale l'ACA ci dice che non ci sono questi problemi per quanto riguarda le utenze, diciamo, domestiche, però il controllo è costante, questo è un tema molto molto delicato e abbiamo chiesto appunto all'ACA anche di fare dei prelievi all'interno delle abitazioni. Voltiamo decisamente pagina adesso, torniamo a Teramo perché c'è la notizia che il Vescovo Seccia lascerà la diocesi di Teramo Atri e lo farà il 2 di dicembre. Il Monsignore è stato nominato Vescovo Cosmopolita di Lecce. Questa mattina il prelato ha radunato il presbiterio diocesano, le associazioni, i movimenti laicali e i giornalisti per annunciare questa notizia. Notizia che gli è stata comunicata lunedì scorso. Sentiamo il servizio. Cosa porta via nel suo cuore da Teramo? Teramo, lo spirito degli abruzzesi, quello che ho imparato qui, quello che ho sofferto insieme con voi, ma anche questa grande speranza e la capacità di andare avanti, perché bisogna andare avanti, non bisogna fermarsi. E la speranza cammina con le gambe degli uomini,
Questo vale per me, vale per voi, vale per i politici, vale per gli amministratori, vale per tutti. Quali sono stati i momenti più difficili? E i momenti più difficili sono stati i momenti del 2009, del terremoto, e poi questi ultimi mesi, come voi potete bene immaginare. Per cui veramente è una ferita che mi porto dentro e basta. È una soddisfazione? No, non guardo, guardate, credetemi, non guardo ai titoli, alle nomine, è una grande responsabilità, perché ritorno nella mia terra, ma da casa mia a Lecce forse ci sono più chilometri che da casa mia a Teramo. Quindi non è questione di... Andiamo avanti adesso, ci spostiamo all'Aquila. I RIS di Roma sono saliti in cattedra questa mattina per illustrare le più moderne tecniche di investigazione a loro disposizione nel curriculum dei RIS, che è il reparto scientifico, tantissimi casi di cronaca dei giorni nostri. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Le più moderne tecniche di investigazione spiegate dal comandante dei RIS di Roma, il tenente colonnello Sergio Schiavone, che ha partecipato a Sharper, la notte europea dei ricercatori che si svolge anche all'Aquila. Quello che illustrerò oggi è anche un concetto. I laboratori più avanzati di scienze forensi lavorano su tracce, quindi è fondamentale anche una opportuna attività di sopralluogo e repertamento. Anche in questa sede, anche sulla scena del crimine, ci sono nuove tecnologie che aiutano tantissimo i nostri operatori a ricercare queste tracce minime. Tecniche moderne e ultra sofisticate che permettono di riaprire casi di cronaca anche dopo molti anni, come testimoniano alcuni recenti fatti. Ci sono casi che sono stati aperti, riaperti anche dopo molti anni. Quanto aiuta in questo senso l'utilizzo dei vostri strumenti anche scientifici? Tantissimo. Ecco, utilizzando il Luminol, per esempio, è possibile rinvenire tracce di sostanze ematiche anche a distanza di anni, purché non ci sia stata una degradazione batterica. Mi viene in mente come esempio di questi casi che ha citato il caso della contessa Alberico Filo della Torre, uno dei casi, i cosiddetti cold case riaperti dalla magistratura e risolti efficacemente grazie a un accertamento del RIS di Roma. I RIS di Roma operano in tutta Italia, tantissimi casi seguiti ogni anno, tra questi almeno 100 omicidi. Circa 5.500 casi nel nostro territorio di competenza, che è molto vasto, che va dalla Toscana a nord alla Basilicata a sud. Molti di questi casi sono legati a fatti reato molto gravi, abbiamo circa un centinaio di omicidi l'anno e ovviamente sono i casi che devono avere massima priorità. Andiamo avanti, il comune di Pianella ha lavorato molto per reperire le risorse ed effettuare gli interventi per la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Il consuntivo è stato tracciato dal sindaco Sandro Marinelli nel corso di un incontro che si è svolto ieri pomeriggio con il personale scolastico e soprattutto con i genitori. Il servizio di Vestina News. Sindaco Marinelli, oggi qui a Pianella parlerete di tutte le vostre iniziative che avete portato a termine per rendere le vostre scuole più sicure. Abbiamo lavorato tanto per migliorare il più possibile il livello di sicurezza dal punto di vista sismico e non solo, e oggi abbiamo ritenuto opportuno di confrontarci col personale scolastico e con la componente dei genitori per fare il punto della situazione. Non ci siamo fermati un attimo e nella ricerca dei finanziamenti, che ad oggi tra le varie linee finanziarie che siamo riusciti ad intercettare abbiamo una cifra che si avvicina ai 5 milioni di euro. Siamo riusciti ad esempio sulla scuola dell'infanzia di Pianella Centro Urbano, dove partivamo da un dato di vulnerabilità sismica davvero molto basso, 0,17, ad ottenere un livello 1, quindi adeguamento sismico, e questo è il risultato davvero di grandissima soddisfazione. Un lavoro di 1.800.000 euro, una riconsegna parziale, i lavori stanno andando avanti per il secondo lotto. Sulla scuola media stiamo ancora lavorando, che oltre alla messa in sicurezza
sismica prevederà anche un lavoro di efficientamento energetico e termico all'avanguardia. Lavoriamo anche sulla scuola elementare, anche qui in due fasi distinte. Abbiamo lavorato un po' a 360 gradi per intervenire ovviamente in maniera più consistente laddove i finanziamenti ce l'hanno concesso e dove c'era più necessità di intervenire, perché gli edifici necessitavano appunto di un intervento radicale. Nel Teatro Stabile d'Abruzzo due nuove nomine, una indicata dal Comune dell'Aquila e l'altra dalla Regione. È fondamentale ora scegliere chi prenderà il posto dell'ex direttore Alessandro Dalatri. Cambiano le facce e i ruoli al Teatro Stabile d'Abruzzo. La giornalista Rita Centofanti sarà vicepresidente, l'avvocato aquilano Roberta Spaziani consigliere. Due nomine assegnate durante l'assemblea del TSA a Palazzo Silone, dove era presente anche il sindaco Pierluigi Biondi. Rita Centofanti è stata indicata dal Comune dell'Aquila, infatti, mentre l'avvocato Spaziani dalla Regione Abruzzo. Prendono il posto dei dimissionari Adolfo Paravano e Piergiorgio Ruggeri, che avevano presentato le dimissioni un mese fa. Il terzo consigliere in carica nel CDA è Remo Di Martino. Il nuovo CDA sarà a tempo fino al 5 dicembre, allora si procederà con il rinnovo degli organi. Un incarico onorifico non retribuito e lo stesso vale per la presidente del CDA, Nathalie Dompé, erede della famiglia proprietaria dell'omonima industria farmaceutica che all'Aquila ha un importante stabilimento. Prossimo passaggio sarà ovviamente quello della nomina del nuovo direttore artistico, un posto, è bene ricordarlo, vacante da luglio, dopo le dimissioni di Alessandro Dalatri, che aveva avuto dei diverbi con Antonio Massena, ex Teatro Luogo e direttore della manifestazione Cantieri dell'Immaginario. Un'altra incognita grande è quella dei lavori di ricostruzione del teatro comunale che, come è noto, hanno subito dei rallentamenti a causa dell'inchiesta che ha coinvolto la sovrintendenza, stazione appaltante dei lavori. I lavori nella parte strutturale dovrebbero essere terminati nel prossimo dicembre, ma poi si dovranno affidare anche i lavori per la dotazione tecnologica e gli arredi e dunque passerà altro tempo. Fondamentale, è ovvio, anche per il futuro dello Stabile abruzzese, la ricostruzione del suo teatro. Si svolgerà il 14 ottobre al Teatro Comunale di Teramo la cerimonia di assegnazione degli esposimetri d'oro ai più grandi fotografi del cinema italiano e internazionale. Parliamo ovviamente del premio Di Venanzo, organizzato da Teramo Nostra, giunto alla 22esima edizione, che propone un mese di appuntamenti culturali nella città di Teramo. Vediamo. Assegnati gli esposimetri d'oro della 22esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, rassegna culturale curata da Teramo Nostra, che si svolgerà a Teramo per l'intero mese di ottobre. Saranno premiati Ferran Parades Rubio per il film Gli Invisibili, Mauro Fiore per i Magnifici Sette e Pasquale Racchini per Una sconfinata giovinezza. Incontri, mostre e proiezioni, tutte nel nome di Gianni Di Venanzo, teramano, maestro della fotografia cinematografica, considerato il Caravaggio della luce. Che novità quest'anno per il premio Di Venanzo? Abbiamo sempre maggiore attenzione al nostro territorio, che non è secondo a nessuno, perché se Gianni Di Venanzo ha fatto scuola in tutto il mondo per la luce, il Caravaggio della luce è stato, noi grazie a Gianni Di Venanzo riusciamo a far passare il messaggio in tutto il mondo della nostra città. Il programma? Il programma si comincia il 30 settembre nella nostra sede con la proiezione su un film su Giovanni Gentile, un personaggio discusso, però appunto per questo si apre una discussione su questa riforma, lui che ha fatto la riforma della scuola italiana e anche del suo pensiero. Dopo ci saranno tante altre iniziative, il 4 inaugureremo la mostra, ricorderemo il grande Luigi Zamba a cura di Orio Caldirone e Langia. Per arrivare poi alla sera del Galà. Del Galà, che è il 14, quest'anno abbiamo come madrina Stefania Rocca, abbiamo la nostra grande attrice Grazia Scuccimarra, avremo tanti ospiti. Cosa potremo ammirare di Luigi Zamba? E intanto i film che saranno proiettati e poi foto di scena dei film di Luigi Zampa. La mostra è curata da Orio Caldiron, che è stato il direttore del centro sperimentale. Si terrà all'Arca e all'Arca ci sarà anche una mostra di pittura del pittore teramano Glauco Barlecchini.
Oltre ai tanti appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, organizzati nell'ambito del premio di Venanzo, non mancherà il premio Caporale, giunto all'ottava edizione e gestito in sinergia con l'Istituto Zooprofilattico, che propone un concorso video sul rapporto tra uomo e animali. La cerimonia di premiazione con red carpet si terrà a Teramo il 14 ottobre al Teatro Comunale. E adesso apriamo la pagina dello sport iniziando a parlare del Pescara, ma non del calcio giocato, bensì del nuovo stadio del progetto che è in divenire. In un partecipato convegno che si è svolto nella Camera di Commercio del capoluogo adriatico si è parlato appunto del progetto di realizzazione del nuovo impianto sportivo a Pescara. Lo stadio cambierà anche l'aspetto urbanistico di una porzione della zona sud della città, oltre allo stadio da 21.000 posti, previsti anche ristoranti, parcheggi e altre attività commerciali per rendere attrattivo il polo sportivo. Le parole del presidente del Pescara Sebastiani e dell'amministratore di Proger Sgambati. Vediamo. Solo volessimo guardare quello che ha portato lo stadium alla Juventus, dovremmo capire quello che può portare uno stadio nuovo in una società piccola come quella del Pescara, che avrebbe la possibilità di crescere notevolmente, perché noi non serve, penso, che facciamo ripercorriamo la storia del Pescara in questi anni, però abbiamo avuto la possibilità in un paio di occasioni di andare nel salotto buono del calcio, però poi bisogna rimanerci. Per rimanerci oggi è una questione solo ed esclusivamente economica. È evidente che il contesto stadio non sarà un contesto a sé stante, ma senza dare un discorso molto più ampio, che noi abbiamo avuto modo e la fortuna di vedere insieme all'amministrazione, però essendo un progetto che riguarda la città ci è sembrato giusto parlarne prima con quelli che sono gli attori della città, con quelli che sono i portatori di interesse della città. Beh, è un impianto ovviamente studiato secondo i moderni concept, i moderni stilemi, un impianto da 21.500 spettatori circa, ripeto, studiato e disegnato come sono pensati, disegnati, progettati gli stadi moderni, un contenitore importante di funzioni che non sono solo il calcio, la partita di calcio, così come un polo di importanza anche economica, forte, importante, come il moderno stadio deve prevedere. Per quanto riguarda i costi? Ma uno stadio del genere più o meno costa tra i 40 e i 50 milioni, questo è l'intervento base. Poi dipende da tutto quello che attorno allo stadio, a partire dal terreno infrastrutture, sarà necessario realizzare. Adesso invece ci occupiamo del calcio giocato, perché si avvicina il match di domani pomeriggio fra Carpi e Pescara. Si allunga la lista degli indisponibili per il Delfino, che domani, come detto, sarà in campo per la seconda trasferta consecutiva. Fuori causa i terzini Zampano e Crescenzi per problemi di natura fisica. Sul settore destro della difesa toccherà a Balzano, che farà così il suo debutto stagionale. Solito dubbio in mediana, dove sono certi Koulibaly e Brugman. Terza maglia contesa da Valzania, Canute e Carraro. Nel primo caso Brugman giocherebbe in regia, altrimenti mezzala. Davanti non dovrebbero esserci novità, con Del Sole e Capone ai fianchi di Pettinari. Zeman oggi ha parlato del Carpi, ha tirato una stilettata a qualche suo giocatore. Ascoltiamolo. Vabbè, per me è una buona squadra, tipica della Serie B, lavorano tutti, fisicamente sono tutti su 1,85, quindi c'hanno fisico, e quindi è una buona squadra. Se non sbagliavano la partita con Foggia, erano oggi in testa. Beh, loro sono una squadra chiusa, che poi riescono a aggredire l'avversario e ripartire, poi è la caratteristica loro. È difficile che giocano a lungo, infatti è la squadra che fa meno possesso di palla del campionato. Certo che tutti questi infortuni,
una sfiga pazzesca. Sei anni fa, mi ricordo, non si infortunava nessuno. È strano, certamente. Vai, scusi, mister. Chi c'è infortunio perché c'è compleanno, chi c'è. È un'altra mentalità. Che oggi nel calcio moderno appena uno sente qualche cosina si ferma. Ci vogliono le cure, ci vogliono radiologie, queste cose. È un altro tempo, ma penso che in tutto calcio. Cioè, insomma, i primi 30 minuti di Cremona non li vuole più vedere, questo è poco ma sicuro. Sì, quelle erano brutte brutte. Come sta vivendo questo periodo opaco, perché sono stato in panchina a Gazze? Io ci parlo spesso, forse più con lui che con tutti gli altri. Arriverà il suo tempo. Lui lo sa e si sta preparando per quello. Vabbè, lui con suo fisico sicuramente ha sofferto la preparazione in partenza. E poi i gol di Pettinaria ci hanno chiuso un po'. I primi 30 minuti di Cremona non li vuole più vedere, questo è poco ma sicuro. Sì, quelle erano brutte brutte. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie C per parlare ovviamente del Teramo. Oggi penultima seduta di allenamento per preparare il match di domenica al Bonolis alle 14.30 contro la Fermana dell'ex Marco Sansovini. Non sono escluse novità nell'11 titolare. Tra i giocatori che potrebbero perdere il posto vi è Antonio Bacio Terracino, cui potrebbe essere favorito Sumaré. Ascoltiamo l'esterno napoletano. Ma diciamo che questa è stata un po' la mia pecca all'inizio, che comunque sappiamo che non era il top della forma, però credo che adesso la forma c'è, l'ho recuperata, quindi non credo che sia questo il problema. Magari domenica comunque è stata una partita difficile dove abbiamo fatto un po' tutti fatica, ma questo non sta a me decidere al mister se bisogna cambiare qualcosa. Io credo che comunque quello che abbiamo fatto finora si è visto, comunque abbiamo fatto delle ottime prestazioni. Attendo che questa qui di domenica magari ci è andata male, che comunque abbiamo affrontato un'ottima squadra. Abbiamo fatto degli errori ed è giusto analizzarli e capire dove dobbiamo migliorare. Sì, loro stanno attraversando un buon momento, però noi comunque dobbiamo dare una dimostrazione, comunque ci siamo anche noi, prescindere dalla prestazione di domenica. È un modo per rifarci, giochiamo in casa e quindi dobbiamo dare un segnale, tutti uniti, dobbiamo giocarci questa partita come abbiamo fatto finora. Ma cioè, le difficoltà ci sono in tutte le partite. Non ti so dire quanto può essere la difficoltà, quanto può essere, anche se dipende da noi comunque. Cioè, affrontare la partita nel migliore dei modi, partendo subito a mille come abbiamo sempre fatto e cercare di mettere in difficoltà loro. Vedere Sumaré che magari sta bene, che entra e fa bene, può essere per te magari un stimolo? No, perché comunque se chi fa bene è giusto che giochi. È ovvio che siamo un gruppo, ci vuole la competizione, cioè fa sempre bene. Quindi se lui sta bene e dimostra di giocare, è giusto che giochi Sumaré come chiunque altro. È tutto per la prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.